Filutra. Guarda un po'. Oggi è il 21 novembre 2018, mi trovo qui di fronte al pantolonificio delle Marche, guarda. Il pantolonificio. Eccoli i pantaloni. E vado in mezzo a un campo verso il vallato. Il vallato dove si trovano delle mura di un tiro al piattello, anni 50. Guarda, guarda che roba, anzi, è pure più vecchio quello lì. A Randurria pare che c'è stata una villa immensa, invece c'è un muro là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mura, tra cui, me sai, il cesso è rimasto, se può dire, in piedi. Non del tutto, però. E io mi dirigerò verso una casa abbandonata che si trova sopra sta collina e penso che sarà molto bello e emozionante questa esplorazione, o perlomeno questa camminata, più che esplorazione, perché tanto le case qua, la maggior parte, è tutte spaccate dall'usura, dell'abbandono e del tempo. Vediamo un po' cosa mi ritrovo qua, siccome è mesi e mesi di totale e completa siccità, e voglio vedere se mi trovo l'acqua di sto fosso qui, sto vallato. Vediamo un po' se c'è l'acqua. Oh, una goccia c'è, una goccia d'acqua c'è, eh? Scende molto lentamente. Questo qui di vallato, mi ha detto mio padre, che tanto lui è nato qua, mi ha detto che c'era sempre un metro d'acqua e andava giù velocemente. Invece guarda quanta ce n'è rimasa. Ci sarà 20 centimetri d'acqua proprio, a dittanto, i punti più profondi. Vedi, curva, una curvatura del vallato e divide due pezzi del campo. E qui due che va a finire tutta l'acqua di quando piove. Ma purtroppo il problema è che non piove e allora l'acqua non lo so come fa a venire giù, è un miracolo. Adè, niente, devo scendere giù tutto io in qualche modo e devo risalire per andare su per farti vedere quei cessi lì del tiro al piattello, della struttura. Aspetta, Oh, che brava, porca miseria, sono cascato dentro. Vedi, mi si è spaccato un ramo, tanto tutto fradio, tutto marcio, perché non piove mai. E allora si è spaccato tutto. Guarda, vado su per laterale, va qui. Vedi, è andato giù tutto. Oh, a posto. Guarda quanto si estendeva la struttura quella volta. Puri, chi te li butta giù? Nisciù. Manco il diavolo li butta giochi. Ora quante spessi si muri? Quant'è? Non è un metro, poco ci manca. Sì, è una metrata, qua sotto è una metrata il muro maestro. Qua invece è un po' meno di un metro, però poco ci manca. Guarda che roba, che strutture maestose, imponenti. Vedi, se mura non è cascate, cioè non è crollate. Manco questa. Adè, chi ci posso buccare? Passo dall'altra parte. Adè, mi trovo di retro la parte dei servizi igienici. Vedi la casetta, oppure se entrava qui per buccare a giocare al poligono. Guarda un po', c'è un arco. Vedi, la forma delle mura è a forma d'arco. Dopo, intorno, si dice che c'era una recinzione, che adesso ovviamente non c'è più. Chi non si può bucare se si spì? Non c'è niente, non c'è chi dentro, guarda. Se buca chi, dopo c'era la guardiola, infatti c'è una finestrina lì dove si faceva i biglietti d'entrata. Allora non erano i cessi, oppure era qua i servizi igienici. Può essere pure che qua c'erano i servizi igienici, sennò questo non dava a cagapiscià. E lì c'è la finestrina dove si pagava.
spendaspara. Il tiro al piattello, quella volta andava molto il tiro al piattello, dopo della guerra, della prima guerra mondiale, c'era in tante parti d'Italia il tiro al piattello, e questo era un poligono molto grande. Guarda lì, guarda quanto si stende le mura, anche dietro gli alberi là. Guarda che roba, oh! 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con questa struttura. Quant'è? È un chilometro de Cosoli. Un chilometro di distanza. Si spara molto, molto lontano. Tanto come giusto che sia. Almeno se provava le berrette, i calibri. Guarda tu, dove mi trovo stamattina? Mi vedranno tutti dall'Eurospin là. Sono andato a fa spesa lì dentro e adesso mi staranno a guardare tutti dal vetro. Dicene, ma chi è quel matto su per quella collina lì? Non c'è mai nessuno. Adesso è quello stamattina, quindi cosa andrà facendo? Mi fo una passeggiata, mi energizzo. Cos'è sta roba? I semi? Due semi, cioè ha messo i semi allora al contadino. Guarda un po' com'è ripido qui, qui il trattore non c'è andato su, c'è la pianta, ci vado su io, infatti c'è l'erbaccia. È surreale questa giornata, le energie tutte bloccate, tutto bloccato, tutto chiuso, tutto all'indietro, sta mandando tutti quanti. Invece di andare avanti nell'evoluzione andiamo indietro. Pensa un po'. Invece qui c'è la massima evoluzione. Porca miseria, che spettacolo di pianta. Ora c'è? Si vede? Si vede tutti i filamenti di ragnatele che con i riflessi del sole fanno delle sfumature particolari. Io li vedo con l'occhio nudo, ma dalla videocamera non si vede, anche perché c'è l'obiettivo che è sputato, c'è la saliva. Quando uno parla troppo vicino c'è la saliva che sgrizza lì, dopo fa gli aloni. Allora fa l'alone. Oh, guarda tu sto colle quanto è bello. Adesso sono quasi arrivato in cima a questa collina molto ripida. Si vede le orme del trattore, però chi non ci ha coltivato? Pensa tu il Vergaro, va su, sta a sede, tranquillo. Infatti lì ha tagliato il pezzo di terra, vedi? L'albero l'ha lasciato lì, questa è una quercia. È una quercia, guarda che roba. Adesso cosa mi ritrovo? Una casa abbandonata, va? Come prospettavo, come prevedevo. Che è uguale. C'ho un po' il fiatone perché sono arrivato a quasi 41 anni. Adesso a febbraio del 2019 c'ho 41 anni. Va avanti l'età, va avanti gli anni, ma va avanti pure attesa. Te adepi per culo, ridi, scherzi, dopo alla fine il baratro viene anche per te, poi piangerai. Chi è che ride adesso piangerà dopo. Invece chi piange adesso, tipo me, riderà. Quando chi è che mi sta a guardare ride adesso, io riderò fra un po', perché dopo si catapulta tutto. Guarda che spettacolo di collina, va. L'Eurospin sta lì. Io quasi tutti i giorni vado lì a comprare la roba
del Damagnà. Lassù c'è un'altra casa abbandonata, enorme. E laggiù una villa, oh! Guarda che roba, da chi si vede tutto. È quasi tutta completamente distrutta quella casa, però c'è l'altro troncone che è sperimentabile. Invece qua, fampuede, una villa, oh! Una villa abbandonata. Io devo trovare la strada o le strade, se più di una. Cos'è? C'è gli angeli? C'è gli angeli oggi? Guarda un po', c'è gli angeli. Apposta sentivo qualcosa di strano. Quelli sono posizionati presso a poco tra i canali, questo è il filardo Monteconero, come al solito. Guarda che casa! Porca miseria, questa è grande di casa. Oh. Chissà se dall'altra parte c'è campene qualcheduno e collega in una strada. Mi sa che collega. Non è che quella casa che dall'altra parte c'è campa col contadino, col vergaro che quando sono venuto per sperimentare quella chiesa, tanto presso a poco mi trovo in quella grande chiesa abbandonata. Che sono andato col giorno, c'era quello col ca. Se mi baia un ca, c'hanno tipo un garage, un magazzino che c'è campene lì dentro. Mi auguro di no, mi auguro che questa è singola, abbandonata proprio completamente. Vedi, intorno c'è un cespuglio. Guarda, tutte piante. Che spettacolo quassù. Io ho sempre sognato una casa de campagna. Ora un po' il vergaro è andato giù, adesso la jeep è andato giù e c'è la strada lì, vedi? Mi sono smattito, mi sa che proprio quella casa lì è. Dall'altra parte c'è la chiesa. Sì. Dopo là ce n'è un'altra abbandonata, guarda. Guarda un po'. Perlomeno sembra abbandonata. Dopo, alla fine, si trova quasi sempre un magazzino dove i contadini mettono la roba. Però questa sembra proprio completamente magnata dall'edera. Guarda che roba. C'è pure, mi pare che c'è la porta aperta. Mi fa gli occhi a me oppure è aperta? Con me ci vedo doppio oggi. Bello, va. Ha un po' un cadacaccia. Un cadacaccia, c'è il cacciatore. Guarda un po' il cadacaccia. Dovrebbe essere quella casa di quel giorno che c'era con l'uomo. Adesso vado a vedere, va. C'è la porta aperta, sì, oh. Non mi ha fatto doppio gli occhi. Però è tutto rotto, è pericolante al massimo. C'è una discarica, come al solito. I pneumatici, chi hanno discaricato? Guarda che roba. Lì c'è una gomma di un trattore e tre gomme di una macchina. No, questa è completamente abbandonata, sì, come ho previsto. Qua c'è il porcile e il forno. Guarda tu che roba, un albero è nato proprio in mezzo al centro della porta principale. Vedi quant'erano basse queste porte, perché le persone erano piccole. I contadini costruivano delle strutture imponenti, però erano bassi, i nani erano tutti nanetti, però costruivano delle strutture che resistevano ai terremoti, ai disastri naturali. Invece adesso costruiscono tutto col computer, pare chissà quanto è forte, se struttura invece casca giù come la carta. Guarda un po' il forno che ci sfornava nel pa, faticava ne chi la casa. Tutti i giorni coltivavano la propria terra, anche con tanto sacrificio, comunque vada, lavoravano per se stessi, non per un padrone bastardo, oppure per un'altra persona, un imprenditore di un'azienda che non è che era l'azienda dell'operaio che ci faticava. No, faticavano per loro stessi, adesso fatica per gli altri.
Guarda che roba, quella pianta tiene su il muro, perché il muro se sta a sbumba verso l'esterno e viene giù tutto. E questa dopo se può dire che ha retto tutti i terremoti, adesso c'è le crepe, ma tanto ci sono stati dei terremoti molto forti qui. Adesso ci vado a boccà, visto che lì c'è l'occhetto, di là c'è l'occhetto, è andato su un vergaro, mi sta a guardare, chiamerà una pattuglia sicuro. Eccolo qua, si è fermato. Mi sa che si è fermato. Ah sì, è il cacciatore. È il cacciatore, va. Andate a pià i passeretti. Guarda che distese de belle de colline. È spettacolare qua su, guarda. Ha valso proprio la pena venire qua su. A ripià i panorami. Il panorama qua su è mozzafiato. A parte i pannelli solari in mezzo ai campi, che proprio è l'antitesi della natura. È proprio l'urbanizzazione occulta. Quelli lì se doveva mettere sopra ogni tetto di casa. I pannelli solari erano che ce le doveva regalare lo Stato, no che ci faceva la sovvenzione o lo sconto, ce le doveva regalare lo Stato e metterli sopra i tetti di ogni casa, cuciscemi l'energia solare. E invece niente, è tutta una speculazione dei quattrini, sempre sull'io personale. E cosa ci puoi fare? Guarda un po', quello va via. Quanti cuoricini avrà ammazzato dalle 5 di mattina quello? Cos'è, un pezzo di una guaina anni 80, guarda un po', de ferro. De quant'è che non la vedevo più? Una fascetta anni 80. Attenzione, pericolo. Qua sotto qui c'è un sottoscala, uno scantinato. Era un po' che lucchetto. Chi c'è una grotta? Dentro la casa sicuramente ci sarà una grotta che era un frigorifero naturale. Era che lucchetto dell'anteguerra. E una misera porta del 30, però dopo l'hanno rifatte le porte. Adesso ci vado a buccare qui, va. Anche se è pericoloso. Le scale ci e no che reggene, eh. Può essere pure che me si sfonda se scale. E il pianerottolo è finito, è marcio proprio. E regge per miracolo, pare un dente che grulla. Un dente che grulla, eh. È andato giù tutto, è andato giù chi. Porca miseria che antichità. È sbudellata sta casa. Ora un po' là sotto c'è i pezzi di ferro delle ruote del carro. Che antichità. Tutti rotti si murio. Il filo lì a sparniciò anni 20, guarda. Guarda che roba. E chi è fradio il pavimento? Può essere pure che me si sfonda. E questa porta si è scoperchiata. Si è scoperchiata dal terremoto. È sballata, sta casa è venuto su tutto, sia per d'in su che per laterale il terremoto. È ovvio, no? Guarda che roba. Ha lesionato tutto completamente. Adesso io voglio andare al corridoio che va per laterale, guarda. Non è a spiano. Adesso chi invece sa porta? Lo posso aprire sa porta. Pure mi si sfonda il pavimento, aspetta, fammi vedere, va. Sì, oh. È andato giù! È andato giù tutto chi! Io però devo andare là. Come devo fare? Mi si sfonda qui. Sembra proprio un dente che sgrulla sul pavimento. Mi vado a cercare i guai oggi. Guarda un po'. Tutto rotto. Porca miseria che roba qui. Guarda che roba. Il soffitto. Vedi l'intonaco azzurro appena ne è fatto la casa. Simboleggiava l'acqua, l'infinito, l'amore, il padre eterno, l'universo. Vedi? Tutto rotto, guarda, c'è le scaglie dell'intonaco vecchio, l'azzurro. Dopo l'hanno verniciato sopra e si è sbiavito. Oh, che me va! Che si sta a sfondare tutto! Ho sentito il pavimento che andava giù, eh! Adè io chi come fo? Adè io chi devo andare oltre là? Devo andare oltre là, come devo fare? Me devo attaccare su. Porca miseria! Chi è un rischio, Rischio un bel po', rischio. Come devo fare io?
Vado oltre, quindi. Se mi si sfonda il pavimento, collega la botta forte, collega al tetto e dopo mi casca tutto addosso. Te dopo sei contento e contenta se crepo. Aspetta, porca miseria. Vedi, è fradio lì. L'architrave è fradio. Come devo fare per andare oltre? Oh? Come devo fare? Devo andare oltre. Mi regge, chissà. Cudì. Gliel'ho fatta, mi sono sostenuto lì in mezzo e gliel'ho fatta. Adè quanto il corridoio? Mi regge il corridoio? Mi pare che è solido. Almeno il corridoio. Guarda un po' che porta anni 20. Che antichità. Che antichità. Oh, di sopra è calpestabile. È calpestabile, adè vedo se ci posso andare sopra. Vero? Fa un po' vedere. Guarda che roba tu. C'è il gesso, la melma, il fango e le canne. E tiravano su i muri. Pensa un po' quanto resistevano, quanti anni resistevano questa roba. Questa la porta, era quanto antica, oh. Nanni, sai che antichità. Questa anni 10. Oh, qua chi me ritrovo tutto scuro nero? Chi me ritrovo? C'anni show? Eh? Oh, chi me regge? Me regge il pavimento oppure me zombo? Guarda un po' qua. Questa stanza tutta scura. È scuro qui! A qua c'è il greppo e la fratta che viene su tutto. La finestra tutta rotta. Adesso io qui cammino molto cauto, ho preso queste scarpacce proprio per camminare ante i campi, guarda che schifo, pare da zombie. Adesso vado oltre qua, va, vado oltre qua. Chi mi ritrovo? C'hanno i show? Eh? Oh, non si apre, oh porca miseria, la porta sostiene il muro, oh. Allora se la sposto, sta porta, guarda, sostiene il muro un tessuto cornicchio, se io la sposto casca giù tutto il muro. Allora non la posso spostare. Molto probabilmente sta nella stanza che è andato giù, è crollato il soffitto. Allora non posso andare su qui. E quindi il camì non lo riesco a vedere. Dov'è il camì? Oh, ecco, ma va. Cos'è cascato giù? Cos'è cascato giù da qui? Un scorpio? Allora il camì forse è lì. Forse è lì il camì. Aspetta, mi fai vedere dall'altra parte? Niente, no. Bisogna che aprio. Però non posso aprire. No, 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 collega, collega. È la porta che tiene su tutto su pezzo di casa. Fa un po' vedere. Fa un po' vedere che c'è lì. C'è la stanza del camino. Non posso vedere la stanza meglio perché sennò mi casca giù tutto. Dopo non potrò vedere mai nessuna più nessun'altra casa all'infuori di questa, che questa sarà l'ultima in assoluto in vita mia. Se butto giù con la porta, capito? Guarda lì, c'è sta per miracolo su tetto qui. Allora che devo fare? Allora che devo fare da qui io? Che devo fare qui? Fa un po' vedere. Chi me ritrovo? Chi c'è? Chi me regge? Me regge sul pavimento, sì. Tanto il soffitto ancora regge lì. Che me va, che me chi no, chi regge poco, chi è andato giù, le mattonelle storte, vedi lì che è tutto storto, è sbudellata sta casa, pensa tu, ha retto il terremoto, niente, niente, sgrulla come i denti da latte quando sta per cascare, sgrulla uguale. Posso bucca! Oh, chi il pavimento sgrulla pure di più, oh, c'è le crepe. Per non rischiare da ciò, allora sto qui a fare la registrazione. Non me posso mettere. Guarda un po' cosa mi metto qui adè. Adè mi metto sta mattonella qui per mettere la videocamera. Ecco, vedi? Guarda un po' che idea. Che
Che idea, come sono fatto? Oh, adesso sì. Se mi regge, io rischio in continuazione a rompermi la videocamera. La millesima videocamera che c'ho. Ecco qua, guarda. Proprio alla meglio è peggio, eh. Alla meglio è peggio il treppiedi. Lua casca giù. Casca giù e non casca giù, dai. Ecco, io l'ho fatta. Adesso magno. Magno, non me lo meso da magnà, senza beve. Questi non è che mi piace più, eh. Non mi piace più, mi fa incazzare. Penso e ripenso e mi fa incazzare. Però devo magnà. Quindi l'unica roba che potevo fare colazione stamattina, comprata all'Eurospin, mica è cattivi, buoni. Da bene, mica ce l'ho. Sei contento e contento? A voglia. Così se mi strozzo, mi ci vuole da bene, non bevo e crepo. Niente, stamattina mangio qui. A posto del latte con 50 biscotti. Dai un muccicotto, dai! Me lo dai! Me lo do io! C'è la marmellata alle pesche qui dentro. Io fo la vita in solitudine, come un eremita. Ogni tanto capita che vado a trovare i miei genitori, però per la maggior parte medito a casa mia. Nella più totale e completa solitudine. Sembra un controsenso, ma non sono mai da solo. Il controsenso perché ho detto che sto in solitudine, no? Eppure non sono mai da solo, perché c'ho sempre o il fuoco che mi fa compagnia e c'ho l'angelo custode che mi sta a fianco. C'ho la natura. Sono immerso in mezzo alla natura. C'ho il gatto che come mi vede vuole magnà. C'è sempre il gatto vivo lì vicino. Quindi non so solo. C'ho un sacco di tortore selvatiche che
che cinguettano sopra il tetto di casa. Quelli ci me ama. Le tortore me amano, il fuoco me ama, l'aria mi ama, il tempo non mi ama, nemmeno a te ti ama il tempo, perché te consuma, ci consuma. E il tempo non ci ama. Però se noi pensiamo in positivo, apparentemente il tempo ci ama, perché abbiamo il dono di questo tempo per creare cose buone che servono per cambiare il mondo in un paradiso. Quindi il tempo indirettamente sembra che ci ama, ma alla fine ci consuma, quindi non ci ama. Tutto il resto ci ama, la natura, l'aria e la luce. Quindi la luce è anche il fuoco. Io ho il camino a casa, grossissimo, mi tiene caldo, mi tiene compagnia. Meglio di così non si può. Tanto le persone possono amare i genitori, possono amare, non lo so, un fratello, una sorella, te può amare, il figlio, i figli te possono amare, se te sei il genitore. Tutto il resto no, tutto il resto sono amori falsi, o perlomeno amori che svaniscono, finiscono, o perlomeno non è mai cominciati, o più che altro sembrano che avevano iniziato, ma dopo alla fine non è stato mai, non c'è stato mai. È così. E l'amore però è ovunque, ce n'è tantissimo d'amore. Siamo avvolti nell'amore, siamo pieni di amore, siamo pieni. Noi non dobbiamo permetterci di affidarci a persone, umane e nemmeno a spiriti non umani occulti. Non dobbiamo permetterci di affidarci a loro, a costoro, perché le persone umane, che sembra che ci amano e tutto, dopo quando meno te l'aspetti, perde nella memoria oppure capita qualsiasi cosa, si dimenticano di te. Invece i spiritacci demoniaci, apparentemente sembrano che ci tienen a te, ma alla fine fanno del tutto per magnate l'anima e portate in un incubo di vita e nella morte più orrenda e totale per sempre, nell'assenza dell'amore. Quindi non dobbiamo assolutamente confidare nel demonio, non dobbiamo per il nostro bene confidare nei spiriti maligni, né per esempio nemmeno e soprattutto nelle persone che fanno parte, sono adepti e fanno parte delle sette sataniche. Non dobbiamo assolutamente affidarci a costoro, perché ci portano nella più totale distruzione della nostra vita e di quella degli altri. Quindi noi siamo avvolti dall'amore, immersi dall'amore, da un amore immenso. Allora, dobbiamo assolutamente non permettere alle persone oppure le cose o i spiriti che non sono amore ad entrare in noi. Non dobbiamo permetterlo assolutamente. Hai capito? Perché se no perdiamo l'anima, se no ci perdiamo per sempre. Dopo la vita
finisce per sempre, per l'eternità. In questa giornata che è una calma apparente, che sembra che tutto va bene. Guarda tu. Non si chiude sta porticina? Il legno praticamente si è incastrato nel pavimento perché la casa si è incurvata, si è incrastata e dopo si è alzata. Capito? Come fa due placche tettoniche de terra. Si alza, si modella a seconda delle forze che sono nel sottosuolo, che si trovano nel sottosuolo. Quindi sta casa è sbudellata completamente. E anche una porta, spostare una porta è un problema, è pericoloso. Perché gli fa da ancora all'architrave che sta sopra. Pensa tu, se tu butti giù quella porta, è probabile che viene giù tutto il soffitto viene giù. Da come casca addosso? Tu pensa a sta casa, quanti anni è stata abitata e quanto avranno lodato Dio le persone che sono vissute in questa casa, quanto si saranno affidate al Padre Eterno. Tanto, tanto. Faticavano per loro stessi e si gratificavano i sacrifici di una vita andati nel nulla. È andati a finire nel nulla, perché qui tutto abbandonato, distrutto, spaccato. Il tempo ha mangiato tutto. Loro sono andati in un'altra dimensione. Queste persone che hanno abitato qui, tutto tende alla fine, tutto tende allo sfascio. Però noi siamo consapevoli che questa vita, perlomeno io, sono consapevole che questa vita non finisce qui, non finisce nel nulla, non si svanisce niente. Siamo avvolti nell'amore, ci sovrasta l'amore e noi siamo una scintilla dell'amore che non muore mai. Però se sta scintilla ce la famo spegnere, con l'occultismo, con la perdizione dell'anima, noi in tutte le cose opposte all'amore, allora sì, finiremo per sempre, termineremo per l'eternità senza fine. Nella morte eterna dell'anima. Solo che sto concetto, questa consapevolezza, non la fretta e furia, la frenesia e le cose materiali che ci confondono le idee. Non ci fanno comprendere, non ci fanno capire che se noi non creiamo qui su sta terra, in questa realtà, in questo tempo che ci è stato donato gratis, se non creiamo amore, se non produciamo amore, la nostra anima immortale muore nella assenza dell'amore. La morte è l'assenza dell'amore. Quindi noi siamo immortali, vivremo per sempre se amiamo. Se il nostro cuore è aperto all'amore.
non moriremo mai. Ma se il nostro cuore è chiuso, non ama e va per vie inverse dell'amore, cioè il contrario dell'amore, che sarebbe l'indifferenza e l'odio, l'anima morirà in eterno e la disperazione sarà eterna, perché è una morte eterna senza amore. Possiamo noi vivere senza amore, senza amare ed essere amati? Quanto è brutto a scoprire che non siamo stati amati dalle persone che noi abbiamo amato. Io ho saputo che non sono stato mai amato. È una cosa terribile. Terribile. È uno schifo, è proprio fa ribrezzo. Io ho saputo che non sono stato mai amato da diverse persone che io ho amato. Dopo ovviamente mio figlio mi ama, mia madre e mio padre ovviamente mi amano perché sono proprio figlio. E mia sorella e mio nipote e tante persone mi amano, però diverse creature che io ho amato ho saputo e ho scoperto che non mi hanno mai amato, e io che credevo che ero amato invece, e invece mi sbagliavo, e questo è terribile. Immaginiamo da vivere per sempre nel fuoco divoratore dell'anima, nello strazio più totale, nella depressione, nella disperazione più totale per l'eternità senza fine, senza avere amore, senza potere amare e senza poter essere amati. Non riuscimo manco a esserne consapevoli di questa cosa. Quanto sarebbe brutta una cosa così, è un castigo eterno. Che ci cerchiamo qui in questa vita se non amiamo? Se non creiamo benessere altrui e nostro? Se non ci amiamo noi stessi? Vediamo l'altro e giudichiamo l'altro o l'altra senza pensare alla nostra condotta, senza pensare alla nostra propria evoluzione nell'amore e nel bene del prossimo e nel nostro bene. Tutti si giudicano negli altri, ma non pensano per se stessi. Ieri in una live di Mike 87, che saluto, ciao Mike, ho visto dei commenti allucinanti, commenti indescrivibili. Senza evoluzione, ma non i suoi, commenti di questi pupazzi per il demonio che gli stanno a dire talmente tanto male a lui e gli vanno sempre nelle live, e lui fa le live tutti i giorni. Io penso che è uno tra i pochissimi, è il Guinness dei primati, Mike 87, che fa le live tutti i giorni, 2 o 3 volte al giorno, la notte, sempre, sempre. È appassionato, gli piace. E le fa, fa bene, bravo Mike, bravo. È più di una volta che ti cito nelle mie produzioni. Allora Mike gli ce va i pupazzi, gli ce va i pupazzi del demonio a commentare sotto i suoi video, sotto le sue live, e dicendo male pure di me. E ce ne sono taluni, tra cui uno, ieri sera, che ha detto delle cose surreali di me, che non sta né in cielo né in terra. Tutte cose squilibrate del demonio, perché tanto nell'inferno c'è lo squilibrio, c'è la pazzia. La pazzia è un fatto di rivoluzione qui sulla terra. Non si può manco definire pazzia. La falsità più totale, l'inganno astuto infernale. Che questo ha detto delle cose di me che sarebbe delle cose che è di se stesso, però le dice su di me, perché tanto io praticamente gli faccio da specchio. Lui si specchia
il marcio e lo schifo che è a se stesso, questo che commenta nei video dei Mike, lo schifo di se stesso lo vede in me, in realtà è in lui. Capito? Quindi rimbalza, a me mi rimbalza tutto quello che dicono contro di me, mi rimbalza, però io ci rimango, ci rifletto, no? Dico, ma guarda questo, che ignoranza totale a pensare che sono stato io la causa. In realtà è stato lui stesso e ha creato la causa in se stesso e alla fine dice male di me e dice che la causa sono stato io. Ma te, cioè, è impossibile, non c'è più un rendiconto, non c'è più niente delle teste. Ormai l'apostasia totale, l'occultismo, la perversione, l'assenza dei sentimenti, l'assenza delle parole buone. Non c'è più niente, è finito tutto, finito tutto. Proprio il plagio totale e occulto delle sette sataniche. Porca miseria, questi fanno le messe neri, sono adepti che fanno degli esami, quasi ogni volta che fanno la messa nera fanno degli esami per superare e per diventare più pazzi per l'assenza dell'amore. Sempre più grandi nell'assenza dei sentimenti. Tutto per l'io personale che li porta alla distruzione dell'anima per l'eternità, senza fine, alla mancanza totale dell'amore e la mancanza totale dei sentimenti, la mancanza totale dell'evoluzione, volevo dire. Non mi ria le parole giuste perché qui è freddissimo, dentro sta casa qui, anche se c'è il tetto sventrato, che quando c'è i tetti sventrati le entità svaniscono o vanno via. Normale dentro casa, però siccome c'è una stanza buia e chiusa, sicuramente sono dentro lì incornicchiati. Allora io in questa registrazione mi affido, come sempre, a Gesù. Tu pensa che questo ha scritto a Mike che io l'ho rovinato. Io l'ho rovinato, pensa. Pensa che assurdità. Che io a chi ho rovinato? Secondo me non ho rovinato a nessuno. Montesi mi ha rovinato. E ha rovinato pure altre gente. Pensa tu, pensa tu. Il nulla parla. Praticamente se stesso parla di se stesso, però usa me come strumento di condanna. In realtà è lui è stato già condannato perché è il nulla, rappresenta il nulla. E io già è tanto che ne discorro, ne parlo. Per prendere consapevolezza di quanta follia dell'occultismo, e nell'occultismo c'è la follia dei cervelli, la follia dei corpi bastardi, i corpi regalati a Satana per orge, porcherie schifose, tatuaggi demoniaci infernali, marchi della bestia. Ma non si rende conto di un cazzo che degradano se stessi o se stesse. Ormai per quanto riguarda i tatuaggi, chi è che non si tatua? Quasi nessuno. Non per definire una colpa, perché chissà quanti amici io ho tatuatori. Ce n'ho tanti. Per carità. Non dico niente. Ognuno fa come gli pare del proprio corpo. Anche se il corpo ci è stato donato in prestito, lo dobbiamo trattare bene. No a facce. A face un album di disegno. Il corpo dovremmo tenerlo integro, pulito.
tenerlo nell'amore. Nell'amore significa non stare a fare le orge oppure fare cose contro la dignità della persona e del proprio corpo, ma creare benessere reciproco, amore e donare amore e donarsi nell'amore. Ovviamente non nel sesso egoistico, nell'io, delle orge per le immolazioni di Satana. Il corpo deve rimanere puro. Puro significa se uno o una sta con una persona che ama, che gli dona se stesso o se stessa nel rapporto sessuale, quello è purezza. Ma non a regalare se stessi come prostituzione nell'io dell'egoismo solo per il godimento e per fare tutte queste orge occulte. Quello serve per distruggersi l'anima nella mancanza dell'amore. Quindi io non determino nessuna colpa a nessuno, ognuno faccia come vuole, perché c'ha libero arbitrio. Io non sono né Dio, non sono né un prete, né un santo, né un vescovo, né un cardinale, né niente. Rappresento però una voce che grida in un deserto d'inferno per salvarci, per andare, camminare verso la vita eterna e l'evoluzione, l'evoluzione dell'amore, no dell'insuccesso o della disperazione o dell'inferno. Io sono qui non per consumare del tempo, ma per investire il mio tempo per l'evoluzione, per creare qualcosa di consapevolezza e camminare verso la strada della salvezza. È per questo che sono io, ci sono io anch'io qui su YouTube, per radunare questi povere anime perse nel nulla, alla luce, verso la luce della salvezza, verso la luce dell'amore, che ci abbiamo tutti bisogno dell'amore. Sono qui apposta, c'è Matteo Montesi, me stesso, ci sono io, o anch'io, perché ci sono tante altre persone illuminate dall'universo che creano consapevolezza e evoluzione per portare, per illuminare tante anime perse nell'oblio della tenebra alla luce. Ci sono tante altre persone illuminate dall'universo che creano consapevolezza e evoluzione per portare, per illuminare tante anime perse nell'oblio della tenebra alla luce, per portarle alla luce. Non sono il solo. Io sono uno di tanti che creano o perlomeno cercano da far prendere consapevolezza e portare verso la salvezza, l'evoluzione e la luce. Tante anime purette o non ci riuscirà al cervello oppure state stati plagiati o plagiate e abbindolati verso Satana, verso il mondo della morte e verso la più totale distruzione eterna dell'anima, che non li porta alla luce, all'amore, a essere amate e amati, ma li porta a morire per sempre. E dopo non amano se stesse. Come fanno a amare se stessi? Come fa? Come fanno? Se tanto vanno dietro a Satana, che è causa e origine di ogni male. Il demonio significa divisore, colui che divide. Il demonio, Satana, Lucifero, come lo chiami? Un tempo si chiamava Lucifero perché era portatore di luce. Adè diavolo. Diavolo significa colui che divide. Allora tutti coloro che mi scrivono nei commenti le stronzate, no? Tipo diavolo, sei un diavolo, sei un diavolo.
Io non mi ci sento un diavolo perché non sono colui che divide. Io sono uno tra coloro che uniscono, perlomeno cerco da far prendere consapevolezza e non consumare il mio tempo della mia vita inutilmente nel degrado e nella morte eterna, ma nell'amore, nell'evoluzione. Adesso io mi affido a Gesù per intercessione di Mamma Maria e non solo, per intercessione di Padre Pio, per intercessione di Padre Leonardo Bellonci, questo fraticello che ha fatto tanto del bene nella sua vita, e poi per intercessione, guarda un po', di Dalila, di zia Dalila, l'ultima moglie del mammo, vedi zia Dalila, per intercessione di zia Dalila Gesù e per intercessione anche di Anna Maria Piatanesi, questa signora che gli ha preso poi, gli aveva preso la leucemia. E seguiva sempre le mie produzioni perché gli piaceva e la faceva sorridere, la faceva stare in compagnia. E lei stessa mi ha detto che io ho creato evoluzione alla sua vita. Quindi per me non c'è più gratificazione di quella da dare sollievo agli ammalati, alle persone disagiate di una malattia fisica. E anche lei non era malata spiritualmente, no, anzi, era più alta di me. Spiritualmente, io non è che mi sento santo, io non so santo, assolutamente. Non sto qui perché mi sento santo. Quindi io sto qui per creare evoluzione a me stesso e a tutti coloro che mi seguono. Quindi Anna Maria mi ha detto che lei ha trovato sollievo per guardare le mie produzioni. Per me non c'è gratificazione più grande. Me ne strafrego se mi hanno chiuso il canale 5 volte. Me ne strafrego se non c'ho i mi piace oppure se c'ho i dislike, cosa me ne frega? Se c'ho i commenti inutili, negativi, brutti, da diavoli, i commenti proprio scemi che non c'entrano niente sul filmato stesso, sul contesto, tanto la gente non guarda un cazzo, o perlomeno quando inizio Rosario capirai, fuggene tutti, perché la maggioranza tendono per l'inferno, tendono per la trasgressione. E per la mancanza dell'amore. Tendono a non amare nessuno, tendono ad andare contro l'amore. E contro l'amore sappiamo bene che si va alla morte eterna. Non c'è speranza, non c'è salvezza. Guarda un po' stu santa, sta santina qui. Anzi, è Mamma Maria, Gesù e Maria, santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie di Quintiliono. Cosa che è? Di Quintiliolo. Ricordati, o Piissima Vergine di Quintiliolo, Madonna dell'abbondanza, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Io, animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a te vengo peccatore pentito. A te mi prostro, o Madre del Verbo, non disprezzare le mie preghiere, la mia, ma propizia, ascoltami ed esaudiscimi. Amen. Tre Ave Maria, tre Padre nostri e gloria al Padre. Adesso, prima che ripetemo queste formule, chiediamo l'intercessione a Mamma Maria. La Madonna dell'abbondanza, siccome l'universo è infinito, la creazione è infinita, il visibile è infinito, l'invisibile è il 99% in più del visibile che è infinito. Pensa tu, pensiamo l'invisibile quanto è più grande del visibile che lo vediamo con i nostri occhi. L'invisibile non si vede con i nostri occhi, eppure è il 99% per cento dell'esistenza non visibile. Porca miseria, che immensità che ha creato il creatore. Abbracciamo a Gesù che si è fatto uomo. Tutto il visibile e l'invisibile si è fatto uomo in un bambino, sorgente dell'amore inesauribile.
si è sacrificato per noi e noi tutti abbiamo bisogno e abbiamo sete, fame, sete di giustizia, una giustizia d'amore però, e lui è la sorgente dell'amore. Il demonio, la setta satanica, gli adepti sono bastardi, sono esseri che non hanno amore, ma portano nella morte eterna, nella distruzione. E quindi il diavolo, il demonio, Satana, ci causa la morte eterna, l'assenza dell'amore totale. Quindi noi non possiamo più permetterci da confidare nel demonio, non possiamo più continuare a rimanere nella setta satanica, dove immolano gli animali, non solo i gatti, ma anche altri animali, e immolano per il demonio anche i bambini piccoli, stuprati, drogati, stuprati. Pensa tu, immolano specialmente le ragazze, perché così gli mettono l'eucarestia nei genitali, dopo che state drogate, seviziate, e facendo le orge, in modo che il corpo lo consacrano al male, al puro male, all'assenza della dignità umana, all'assenza del decoro, come posso dire, della purezza, il contrario della purezza, lo sfascio. Quindi tutto ciò che sta succedendo in questo pianeta sembra la vittoria sul bene, ma però il visibile e l'invisibile si è fatto uomo in Gesù, è venuto e ci ha salvato, ci ha redento. Quindi tutti noi affidiamoci a Gesù tramite l'intercessione della Madonnina dell'Abbondanza, quindi l'infinito amore, l'infinito universo, visibile e invisibile, è in noi e intorno a noi e ci ama. Noi siamo tanto amati. Chiediamo intercessione allora alla Madonnina dell'abbondanza, chiedendo qualsiasi nostra richiesta che abbiamo bisogno per la salvezza nostra e per la salvezza delle tante anime perse nell'oblio dell'occulto, che non riescono a sprigionarsi, non riescono a uscirne. L'intercessione tua, mamma Maria, Madonnina dell'Abbondanza. Nel nome di Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Poi ciò si fu ieti che lo letti nei,
nei miei video vecchi del 2015, dopo però il canale mio, come ho già detto, è stato chiuso 5 volte e è andato tutto perso. Quindi avevo letto questi libricini qui, vedi, divorziati, come riuscire a ricostruirsi, però non c'entra niente su di me perché io ho annullato direttamente il matrimonio, la sacra rota di Fermo, quindi c'ho avuto l'annullamento totale, e come se non mi fossi mai sposato, vivere la propria sessualità, vedi, guarda, carne e parola. Questi sono libricini, foglietti che sarebbe da leggerli, però io li ho letti già, non mi ricordo più di niente, però non me ne va più da leggerli. Poi c'è il foglietto qui dell'esame di coscienza, di quando mi sono andato a confessare, adesso te lo leggo. Esame di coscienza. Chi sono di fronte a Dio? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. E tutti i pezzi dalla Bibbia, tratto dal Vangelo di Matteo 22:37. Ho fiducia nel Signore e so affidarmi a Lui? Ho fede anche nel momento della prova e della sofferenza? Non potete servire Dio e i soldi. Confido in Dio o nella ricchezza, nel potere, nella carriera? Dov'è il mio cuore, il mio pensiero? La mia attenzione? Sono servo o padrone del denaro? Nessuno eserciti la magia o consulti indovini. Deuteronomio 18:11. Sono superstizioso? Partecipo a sedute spiritiche? Quando vivo un momento di sconforto, so affidarmi alla provvidenza di Dio o cerco risposte facili consultando maghi, cartomanti, eccetera? Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti. Oh, dov'è il cellulare? Ce l'ho in macchina. Sente? Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo sempre veramente nella vita eterna, vivo sapendo di appartenere ad un progetto di vita più grande del mio pensiero, dei miei progetti. Pregate incessantemente, prego almeno mattino e sera. Lascio che la grazia del Signore penetri la mia vita dedicando momenti di silenzio e di ascolto della parola di Dio nella certezza che Egli mi sta parlando? Non pronunciate invano il nome del Signore. Ho detto bestemmie? Ho dato cattiva testimonianza ai più piccoli? Uso un linguaggio volgare? Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane e nelle preghiere. Vado a messa la domenica, ricevo i sacramenti, partecipo alla vita parrocchiale, vivo una fede solitaria in cui rischio solo di adorare me stesso e i miei bisogni? Chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. Professo con coraggio dovunque la mia fede cristiana. Sono convinto che la mia fede non è qualcosa di privato, ma un dono che posso e devo fare ai fratelli. Chi sono di fronte a mio fratello e mia sorella? Amatevi come io vi ho amati. Nella relazione con gli altri sono capace di affetto, di fiducia, di amicizia, di gentilezza, di comprensione, di fedeltà? Accolgo gli altri, li so ascoltare, rispettare, valorizzare? Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sul lavoro o nello studio sono stato pigro? Sono onesto? Ho perso tempo? Sono sleale e arrivista? Beati puri di cuore. Vivo la mia sessualità come un'esperienza di crescita, di rispetto reciproco, di amore. Sono aperto al dono della vita fin dal suo primo concepimento. Vivo la vita coniugale secondo l'insegnamento di Gesù. Chi odia il proprio fratello è omicida. Ho sentimenti di odio, rancore e gelosia. Mi arrabbio facilmente, sono litigioso. Rispetto la vita in tutte le sue dimensioni fino alla sua conclusione naturale. Non mentitevi gli uni gli altri. Ho giurato il falso, ho detto bugie, ho parlato dietro le spalle, ho mormorato e detto male degli altri. Non giudicate, non condannate. So scusare e comprendere, punto facilmente il dito e giudico. Desidero conoscere gli altri, oppure per paura mi affido a ciò che si dice, a ciò che sembra. No, scusate, no. Chi sa fare il bene e non lo compie, commette peccato. Voglio avere sempre ragione, sono capace, ascoltando, di cambiare
parere o sono testardo? Sono capace di collaborare, di attendere, di portare aiuto o cerco solo di farmi servire? Aiuto i malati, i deboli, gli avviliti? Le mie scelte sociali o politiche tengono conto che il nostro debito non è verso i soldi, ma verso la solidarietà più estesa possibile, a vantaggio soprattutto degli ultimi? Chi sono di fronte alle cose al creato? Dov'è il tuo tesoro? Là sarà anche il tuo cuore. Quindi se uno o una il suo tesoro è la setta satanica, il cuore è nella setta satanica, è per Satana. Però lì non c'è amore, quindi c'è indifferenza, quindi non si può di manco cucì. Non esiste niente. È la morte eterna della persona stessa, che non vede l'ora da morire fisicamente, perché già nell'anima è morta. Pensa tu. Pensa tu che schifo che combina questa gente che fanno dei sacrifici al principe della morte eterna. Pensa tu che schifo, che schifo. Infatti, il pianeta sta andando tutto allo sfascio per causa di questa gente. Chi sono di fronte alle cose e al creato? Dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Sono troppo attaccato alle cose, ai soldi, ai vestiti, alle comodità. Penso anche agli altri. Non abbiamo portato nulla in questo mondo e non potremo portar via nulla. Mi accontento di ciò che ho, o sono avido o invidioso di chi sta meglio di me? Ho rubato? Ho pagato le tasse dovute? Ho creato liti per avere eredità, proprietà? La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Spreco il tempo e le cose, rispetto la natura, uso con senso di responsabilità l'aiuto, uso con equilibrio internet, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione, mi controllo nel mangiare, faccio uso di droghe, esagero negli alcolici, nel fumo. Qui tutte queste domande e riflessioni molto importanti che dobbiamo prendere spunto per creare bontà, bene e reciproco, non solo per noi stessi, amor proprio, ma anche e soprattutto per la natura e per gli altri. Però se non amiamo noi stessi, come famo a amare gli altri? Allora, principalmente l'amor proprio, non nell'egoismo, ma nell'altruismo. Come ha creato il fondatore del risparmio virtuoso, ha creato un metodo commerciale per l'altruismo, per aiutare non solo se stessi ma anche gli altri. Pensa tu che figata. Se te sei curioso o curiosa, va a vedere Risparmio Virtuoso su Google, schiacci il sito internet Risparmio Virtuoso, vedi che modalità commerciali c'ha. È una cosa straordinaria. La parola di Dio, il fariseo e il pubblicano, tratto dal Vangelo di Luca 18, 9, 14. Senti bene, eh? Disse ancora questa parabola a Gesù per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Vedi, il fariseo si credeva santo e stava in piedi perché faceva le cose giuste, no? Si credeva tutto giusto, però c'aveva l'orgoglio di se stesso, l'io, che lo porta alla distruzione. Infatti, invece, il pubblicano si è fermato a distanza e non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo e si batteva il petto dicendo: «Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Quindi gli esaltati è coloro che si danno le arie, i tamarri, che si sentono Dio a posto di Dio. Superbi, superiori, la vanagloria, l'effimero, la vanità. Tutto
tutto grandò. È il dio denaro, è il dio della superbia. Lio porta alla distruzione. Due uomini salirono al tempio a pregare. Qui c'è scritto: perché mi confesso? Prima di accostarsi alla confessione, prendi coscienza del fatto che non sei qui perché te l'ha imposto qualcuno. I genitori, la Chiesa, Dio che ordina la tradizione, ma perché tu hai bisogno di fare verità con te stesso, tu hai bisogno di prendere coscienza di ciò che avviene dentro di te in questo momento per non vivere da estraneo o estranea alla tua vita. Tu hai bisogno di riconoscere i tuoi errori e rimetterti in cammino perché il bene è sempre possibile. Tu hai bisogno di sapere che nonostante i tuoi peccati sei sempre ciò che il Padre ha di più prezioso. La confessione quindi è un dono che il Padre ci offre per la nostra crescita spirituale. Chi è il Padre? No, il Padre terreno, il Padre del cielo, il Creatore. Si batteva il petto, l'esame di coscienza. È particolarmente importante prepararsi alla confessione con un buon esame di coscienza. Ringrazia per ciò che di buono stai vivendo e riconosci senza timore i tuoi errori. Non temere di giudicarti e giudicare la tua vita. Fallo liberamente con il desiderio di riconoscerti, perché chi non conosce se stesso è esposto al giudizio degli altri, degli eventi e delle situazioni. Conoscere e giudicare senza timore la propria vita è l'inizio della libertà. Queste parole giuste e sante. Dio, abbi pietà di me, peccatore. Chi sono io, Signore? Per l'esame della nostra vita è importante che ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio. Quando cerchi un giudizio vero su te stesso, sai benissimo che non puoi fidarti delle tue impressioni. Hai bisogno di una persona che ti è vicina e che ti voglia bene. Se cerchi la verità su te stesso, hai bisogno della parola di chi ti sta accanto. Se questo succede nella vita quotidiana, tanto più nel momento della confessione, verifica la tua vita di fronte alla parola di Dio e al sacerdote che ti aiuterà a vedere la presenza del Signore nella tua vita e a compiere la sua volontà. Non isolarti quindi e lasciati guardare. Il Padre che ti ha chiamato qui ti ama e vuole solo il tuo bene. Quindi chiunque sta guardando questo filmato, Dio ti ama. Dio ti ama. Non è un caso che stai a guardare sul filmato. Dio ti sta bussando la porta. Apri la sa porta benedetta. Che poi bevi nella sorgente dell'amore con Gesù. È lui la sorgente, non è Satana, non è la setta satanica, non è sì, 10 bastardi che stanno dentro la setta per fare le orge. Per sbudellarti il corpo. Atto di dolore. Signore Gesù Cristo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riconciliami con il Padre nella grazia dello Spirito, lavami nel tuo sangue da ogni peccato e fa di me un uomo o una donna, un uomo nuovo, per la lode della tua gloria. Qui dice uomo per di uomo e donna, tutti do. L'uomo è identificabile anche uomo e maschio e femmina, capito? Il sesso non ha importanza, l'uomo è la creatura. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore del male che ho compiuto e del bene che non ho fatto, perché ho offeso te infinitamente buono, degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Apposta, adesso io, sempre per intercessione di zia Dalila, nel nome di Gesù Cristo, per intercessione di zia Dalila Buonanima, per intercessione di Anna Maria, per intercessione di padre Leonardo Bellonci, per intercessione di Silvia Bugari che non c'ho al santino, me lo farò dal figlio. E per intercessione di Santa Laura, che tanto che me la tieno appresso, questo santino. Santa Laura, e chiedo a Gesù
e Mamma Maria la grazia di liberare dalle forze occulte le anime perse nella morte eterna, che ancora fanno in tempo a salvarsi, ancora hanno il tempo prezioso per liberarsi da questi demoni bastardi, assassini, drogati. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù, sii nella mia mente, Gesù, sii nelle mie labbra, Gesù, sii nel mio cuore. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. In questo rosario di oggi, che è mercoledì, mercoledì 21 novembre, tra un mese è Natale. Natale 2018. Mercoledì è i misteri, come domenica, i misteri della gloria, della risurrezione e della morte. Gesù ha sconfitto la morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Pensa alla Madonnina, e il giorno dopo la madre di Gesù è andata nella tomba del figlio, dove è stato sepolto. E ha trovato gli stracci che era stato avvolto Gesù, solo le bende ha trovato, no? La sacra sindone. E cioè i soldati che erano diventati ciechi perché di notte c'è stata la gloria di Dio vivente a prelevare gli angeli di Dio, ha prelevato Gesù e l'ha portato nella propria gloria vivente. E portandolo nel suo impero. Quindi è stato prelevato anima e corpo, risuscitato dai morti. Non ha avuto potere la morte su di Gesù e i soldati diventati ciechi per qualche giorno, perché hanno visto una luce più splendente del sole. E lì, a fianco la tomba, c'era due angeli che risplendevano, era sfigurati, folgoranti e sfigurati, e la Madonnina con le donne che andate lì per dare gli aromi e le spezie nel corpo di Gesù, è rimaste piene di gioia e sono date dai discepoli a dire quello che hanno visto e quello che hanno sentito, che sì, due esseri sfigurati e pieni di luce gli hanno detto questa frase. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Porca miseria, ma che potenza d'amore, che potenza salvifica. Ma se noi non ci affidiamo a Gesù, dove la troviamo la salvezza? Se ci viene un cancro o qualcosa di brutto, a chi ci rivolgiamo? A Satana? Alla setta satanica ci rivolgiamo? Ai demoni bastardi? Agli adepti del cazzo, delle orge, dei stupri, della droga? Ci dobbiamo per forza rivolgere a Gesù, che è l'unica nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Dai, bisogna che me sgranchisco le gambe perché non ne posso più da sta cucina. Oh, comunque, chiedo intercessione anche a Erwin, al mio amico Erwin. Mi alzo su, basta che non mi si sfonda il pavimento, ma chi mi pare solido questa pavimentazione del suo corridoietto. Ecco. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione. È salito in cielo. Detto questo, mentre essi guardavano, fu elevato in alto sotto i loro occhi, ed una nube lo sottrasse al loro sguardo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. E per le anime perse nell'occultismo, liberale tu, Gesù. Per intercessione di Mamma Maria. Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per le anime perse nella tenebra. Liberale Gesù, guariscile, guariscici, liberaci. Nel quarto mistero della resurrezione della morte si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria sollevata verso la gloria per specialissimo privilegio anticipa il destino riservato a tutti i giusti. Anche Mamma Maria è stata prelevata dagli angeli, anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria. Coronata di gloria, Maria rifulge, quale regina del cielo e madre della Chiesa. Praticamente la Chiesa è un'unione di creature unite nell'amore. E Mamma Maria da Dio è stata incoronata regina dell'universo. Pensa tu, rappresentante del pianeta Terra. La Mamma Terra è Mamma Maria. La regina dell'universo, le fondamenta dell'universo visibile. Pensa tu che roba, è anche quello invisibile, la regina dell'universo. Quindi chi più di Mamma Maria può intercedere per noi presso Gesù? C'è lei. Dopo ovviamente possiamo chiedere intercessione ai nostri cari defunti e anche e soprattutto ai santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ora la Madonnina, che ci ama immensamente, di un amore indescrivibile, incalcolabile, un amore vero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero e per le anime perse nell'occultismo, affinché si liberino e si affidino a Gesù, l'unica loro gioia, pace e salvezza. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Adesso, prima del Padre nostro, Ave Maria, in gloria al Padre, per il concretizzarsi di tutte le nostre intenzioni che abbiamo messo nelle mani di Gesù, e diciamo un eterno riposo per i nostri cari defunti, io soprattutto per zia Dalila. Eterno riposo, dona zia Dalila, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, amen. E a Ervi, l'amico mio, eterno riposo, dona Ervi, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. E a tutti i nostri cari defunti, eterno riposo, dona loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E per intercessione di Mamma Maria, nel nome di Gesù Cristo, chiediamo il concretizzarsi, l'avverarsi di tutte le grazie che abbiamo chiesto a Mamma Maria, a Gesù tramite Mamma Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la tua benedizione, Gesù, nel tuo nome, Gesù Cristo, per intercessione potente di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di Padre Pio, di Giovanni Paolo II, di Padre Leonardo Bellonci, di Santa Rita d'Acascia, di Santa Gemma Galgani e di Santa Veronica Giuliani, scenda la tua benedizione su ognuno di noi, la salvezza, la liberazione dalle forze occulte, e su di noi rimanga lo Spirito Santo che ci liberi da ogni male. Grazie Gesù. Grazie, riempici del tuo Santo Spirito di guarigione e liberazione. Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito dell'abbondanza, l'abbondanza nell'amore,
abbondare nell'evoluzione per il bene del pianeta, per il bene nostro e per il bene altrui, l'altruismo. Adesso canto una canzone e vado via da sta casa e termino qui sta produzione, ce fa pure rima. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. No, non è, mi sono confuso. Questa qui è anni 60. La canzone anni 60. Eccolo qui, se noi ci affidiamo a Gesù, ci apre la via della salvezza. Lui è la sorgente dell'amore. E l'ho ripetuto 100 volte, non testo video. Quante volte l'avrò detto? Non si sa. Allora cantiamo Dio aprirà una via. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà. Una via aprirà, traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova lui farà. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà. Una via aprirà. Adesso alzati e risplendi. Alzati e risplendi, ecco la tua luce e su te la gloria del Signor. Alzati e risplendi, ecco la tua luce e su te la gloria del Signor. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te. Le tue figlie danzano di gioia. Dai, canta anche tu. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. Marceranno i popoli alla tua luce e dire vedranno il tuo splendor. Marceranno i popoli alla tua luce e dire vedranno il tuo splendor. Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. Verranno da Efa, da Saba e Kedar per lodare il nome del Signore. Dai, insieme! Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo, canta e danza al tuo Signor. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata città del Signore. Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti. Dai insieme! Woo! Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signore. Insieme, canta e danza al tuo Signore. Affidiamoci a Gesù allora. Gesù è tutto per noi. È indispensabile l'amore. Noi tutti ci abbiamo bisogno di amare e essere amati. Solo Gesù è la sorgente dell'amore, non è Satana. Ci abbiamo bisogno solo e esclusivamente di Gesù, che è la nostra unica e sola salvezza. Fine! Alleluia! Oh, mi regge sul pavimento, chissà te, pendavoltra. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi è tutto marcio, vedi l'architrave... c'è sta per miracolo qua, del suo punto. Gliel'ho fatta, va. E una miseria sgrulla al pavimento. Vedi che crepe qui. Adè qua c'è il sole, mi slaccio il cappuccio, ma dentro è un freddo incredibile. Vedi la pianta è nata qui, giù per se scale. C'è un pezzo di ferro anni 60, guarda. È tipo boomerang. Io. Vedi qua dietro c'è la spianata di terra a paro e laggiù c'è la macchina mia, fa un po' vedere. Laggiù dietro col segnale, col cartello dell'Eurospin. È sotto al muro, non si vede. A fianco la macchina bianca. Vedi, guarda che bella collina. Lì c'è Filuttrano. Che va su un'ape anni 80? Fa un po' vedere un attimo l'apetto. Allora termino qui, dai, termino qui. Farà un po' un'ape anni 80 al massimo. Volevo ripiare qua. Guarda gli alberi, oh, chi che c'è nati. Porca miseria, guarda che roba. Quanto tempo sarà che è abbandonata sta casa? Tanti anni. Ciao casa! Eterno riposo dona a loro, Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposino in pace, ame. Guarda lì com'è sbudellata ch'io, tutta storta, che pezza di crepa. Oh, anziché si regge in piedi ancora. Oh. Che gusta anda giovane, che bello in te sta collina. Quanto sei bella quercia. Vedi la struttura del poligono, si vede da chi tutta quanta, guarda. Si estende, l'entrata era lì, si estende per quant'è? 500 metri, forse un chilometro non sarà, però è tanto, tanto per poco. 100 metri fa conto, guarda, 100 metri da lì a lì, 100 metri, 100, 200, 300, 400, 500, 500 metri, mezzo chilometro. Prima ho detto un chilometro perché da là se pare, se ci si crede che è più lontano, invece e invece de meno è de meno, è de meno. Guarda come vado giù. Come zio Rigo vado giù a te. Guarda, così vado giù come zio Rigo. Invece così per laterale come nonna Pincina. Mi conviene come zio Rico che faccio prima, tanto in questo momento sono le ore 12 e 25 minuti di oggi 21 di novembre 2018. A posto, sono un'altra volta qui, adesso supero il fosso, il vallato e poi termino definitivamente anche questa produzione di oggi. Guarda un po' la struttura, c'è nati gli alberi all'interno perché si incanala più umidità e dopo nasce gli alberi. Invece, infatti vedi pure quell'albero lì a fianco la struttura.
Adè che io farei una corsa, zompo da lì a là, però è distante. Vedi che chi, da chi a là, adè dalla videocamera pare di meno, ma da chi a là è 5-6 metri. A meno che non so un po' quante si punti più vicini. A vista d'occhio pare più vicino. Fa un po' vedere un attimo. Qua pare più vicino, invece no. C'è pure i spini, capirai. Cosa zompo. Ma qua c'è? Cos'è quei mandrilli, oh? Che roba è quella roba lì, quel madonno? Ah, un tubo de fogna. Un tubo de fogna, guarda. Questo è tutto lo scarico di queste fabbricacce qua. Esci. Spero che ci fosse un depuratore. Niente, dai. Devo andare giù tutto. Devo scendere giù come prima. Il tiro al piattello. Adesso? Adè monto sull'iva. Chi è che mi sono rotto il ramo? Che mi va, che vado dentro. Guarda, va. Mi sono mullato tutti i piedi. A posto. Lo termino qui definitivamente. Te è definitivamente.